Una cosa che non era prevista, che mi fa piacere sottolineare, anche se naturalmente non si tratta di una vicenda felice, queste ultime settimane, questi ultimi giorni, alcuni malati di SLA in Sardegna hanno iniziato lo sciopero della fame perché chiedono di essere assistiti a domicilio, ma non solo, chiedono che gli venga riconosciuto soprattutto ai loro congiunti, alle persone che lottano e soffrono insieme a loro tutti i giorni, la possibilità di avere un minimo di esistenza dignitosa e quindi che l'assistenza domiciliare non sia limitata in un arco orario nella giornata, ma che si possa arrivare a estenderla il più possibile, se non per tutte le 24 ore. Facendo anche progetti, ci ha mandato un messaggio una di queste persone, Salvatore Usala, che ha 56 anni, di Monserrato, da 5 anni è malato di SLA, adesso è immobilizzato. Da tempo immobilizzato a letto, parla soltanto attraverso il sintetizzatore vocale che abbiamo tutti imparato a conoscere tramite le vicende, le storie di queste persone. E ci manda il suo messaggio, lui dice: ho iniziato lo sciopero il 4 novembre. Lo ha fatto, aggiungo io, perché ha scritto al vice ministro Fazio, vice ministro della Salute, proprio per avere delle risposte. Altrimenti, oltre allo sciopero della fame, lui avrebbe iniziato anche quello della sete. Chiede soltanto che vengano rese attuali le disposizioni sull'assistenza domiciliare, come lo Stato, lui dice, conti alla mano, dopo aver fatto con una certa pignoleria anche i conti, dice, lo Stato è in grado di farlo, i soldi ci sono. Avrebbe voluto essere qui, dice, per esprimere il suo pensiero, ma saluta e ringrazia tutti e manda un sorriso per dire che mi sente vicini. La lettera dice, è sistemato nella sua casa, davanti al camino, vicino ai libri sulle mensole, anche una foto di Che Guevara, vabbè, insomma. Salvatore esprime le sue idee in materia di testamento biologico e qui si aprono le virgolette. Io voglio vivere, non voglio morire, ma rivendico il diritto di poter scegliere di staccare la spina quando vivere sarà solo sofferenza. Lo ritengo un diritto in un paese civile. E poi aggiunge, naturalmente io spero che questo applauso poi serva, se arriverà all'esterno, a smuovere un po' la vicenda, a far sì che una risposta arrivi, anche se non proprio dal Vice Ministro, da qualche funzionario ci si potrebbe accontentare anche di quello, anche perché, come Salvatore Usala sa, e come poi la legge in discussione stabilisce, l'idratazione e la nutrizione, come anche il caso di Ilan Englaro, ci ha fatto imparare. Ci ha fatto sapere, in qualche modo sarebbero assicurate, sarebbero forzate, quindi lui lo sa che non potrà impedire questa cosa, però dice: la mia volontà di vita non deve andare a scapito della mia dignità personale.